Il nostro riflettere sulla vita di preghiera di Padre Pio, che potremmo dire senza, come dire, dubbio, paragonandolo al padre suo, che è Francesco d'Assisi, che venne definito da Tommaso da Celano, il suo biografo, non tanto un uomo che prega, diceva Tommaso di Francesco, ma un uomo trasformato in preghiera. Bene, potremmo dire che anche in questo Padre Pio è stato un degnissimo figlio di Francesco d'Assisi, poiché la sua vita non è stata una vita in cui ha pregato, ma è stata una vita di preghiera, una vita trasfigurata in preghiera e una vita che si è, come dire, sempre più conformata a quella di Cristo grazie alla preghiera, a questo dialogo con il Padre. E nell'Eucaristia lui vive l'intimità più profonda, più autentica con Cristo e con Cristo crocifisso. Ecco perché per Padre Pio questo rapporto con Gesù e Eucaristia veniva vissuto nella massima espressione nella celebrazione eucaristica. Tanti, milioni di persone accorrevano a San Giovanni Rotondo non solo per confessarsi da lui, ma per assistere, per meglio partecipare, in quel tempo eravamo ancora prima del Concilio Vaticano II, per partecipare alla messa di Padre Pio, perché la messa di Padre Pio era la possibilità di salire il Calvario, di vivere l'esperienza di Gesù sul Calvario, di vivere il mistero di Gesù sul Calvario. Ricordo diversi anni fa, andai a interrogare per una causa di beatificazione un sacerdote. E questo sacerdote mi disse che Padre Pio gli aveva insegnato non solo a dire la messa, a celebrarla, ma gli aveva trasmesso, gli aveva incarnato nelle sue carni, queste sono le sue parole che ricorda ancora, il valore della messa e il dolore della messa, ma anche la gioia della risurrezione che scaturiva dalla celebrazione eucaristica. Dolore della messa e gioia dell'Eucaristia, gioia della messa, perché Calvario, l'Eucaristia celebrata, la Santa Messa, è certamente il Calvario di Cristo che si rinnova, ma è anche la sua risurrezione, è anche la luce del mattino di Pasqua che si rinnova, che illumina le tenebre del nostro cuore. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV dritto al cuore. Ciao a tutti!